film a cui sono molto, molto legata, perché è stato, diciamo, eccezionale riuscire a farlo. Ero incinta quando abbiamo girato, è una storia d'amore molto bella, è un tipo di film che amo fare, perché è un film in cui c'è tempo per scavare, per conoscersi anche col regista, con le altre persone, cioè proprio un tempo per vivere quello che accade, no? Che cosa racconta, quello che puoi dire? Sì, no, posso, è un film che racconta due cose diverse, cioè da una parte è la storia di Ivo, che è un uomo che da Bari si trasferisce in Romania per cercare lavoro, perché ha trovato un lavoro là. E quindi racconta di un'emigrazione al contrario, no? Sì, che è molto strano, perché sì, insomma, di solito. Perché noi siamo, racconta qui. Di una. Sì, esatto, racconta di una emigrazione al contrario, di una generazione che ha perso qualunque tipo di. Siamo diventati degli individualisti, ma non soltanto per colpa nostra, ma perché la società ha smesso di avere quelle. Venisse la parola, sarebbe bello. Le tutele. Comunque. No, è come dire, una volta c'era la religione, c'erano i partiti, c'era la famiglia, okay. C'era il paese, forti. La piazza. Adesso non c'è più niente che ci tenga veramente su un territorio, non c'è qualcosa che rivendichi la nostra casa fortemente. Noi siamo molto più liberi di andare, paradossalmente siamo molto più soli. È chiaro che con un. E quindi raccontiamo questa facilità di andarcene, come si comincia a fare al liceo con l'intercultura, Erasmus, però questi legami sempre più sfilacciati. E quindi questo sentimento di solitudine nel quale è molto complicato creare anche dei rapporti profondi, duraturi. Perché appunto non si condivide più un universo di senso, ognuno c'ha il suo. E incontra questa ragazza, fatta un po' lunga, racconta che sei tu, che sono io finalmente, Clara, che anche lei vive a Bari, anche lei in una situazione di grande cambiamento, ha finito una storia d'amore importante, talmente importante che è incinta di quest'uomo, ha perso il lavoro, insomma, sono tutte e due in un momento di passaggio e si incontrano, si riconoscono. E lei con una importantissima forma di coraggio che mi ha molto esaltato, da cui prendere spunto, prende tutto e lo segue per vedere che cos'è. Però appunto è in una condizione molto peculiare, per cui è una storia che racconta un po' della nostra generazione e poi anche semplicemente una storia d'amore. Sì, d'amore. Esatto. Quindi tu hai girato... Hai fatto insomma il ruolo di una ragazza incinta, eri veramente incinta. Ah sì, sì. Ecco, difficoltà particolari? No. Questa è stata una cosa speciale, dire la verità, perché è venuto fuori, non è che sono rimasta incinta di proposito per fare il film, no. Ovviamente. È successo e il regista, che è una persona molto sensibile, capace di cogliere la vita e di innestarla con la storia e con un enorme rispetto, ha deciso di cambiare questo tratto della storia, rendendola forse anche più interessante per certi versi, perché ha dato questo aspetto di enorme coraggio al mio personaggio. E per fortuna il contesto è stato estremamente delicato. Poi io, il mio partner in scena era Edoardo Gabriellini, che è una persona splendida e tra l'altro un attore di grande sensibilità, perciò è stato molto bello, è stato veramente un regalo, quindi. Beh, aver cambiato il ruolo, insomma, aver modificato il personaggio. Sì, questo è stato proprio perché una cosa. Perché tu eri incinta. Fortunata, no? Una grandissima, cosa importante. Sì. Bellissima, no? Ma soprattutto questa. Sì. Questa capacità di riuscire a innestare la vita con il cinema, che quando riesce può creare, speriamo anche nello spettatore, ma sicuramente in me ha creato un'esperienza indimenticabile. Grazie. Grazie a te.